quasi un anno fa qui a Gesù Alto. Stessa location rispetto allo scorso anno, ma poi diversi. Eh sì, quest'anno il concetto ha acquistato un certo carattere internazionale. Quest'anno è per noi un grande onore ospitare il coro statunitense e l'Ohio Wesleyan University. Wade in the water, gettatevi in acqua. Buon ascolto.
Thank you.
Gioia, questi momenti di socializzazione. Per
Lui va il mio apprezzamento come sindaco, l'apprezzamento della nostra comunità per quello che ha fatto nel recuperare uno spirito insomma di comunione, di comunità. E vi ringrazio per questo, perché questo deve essere l'obiettivo da parte nostra, quello che questo deve essere l'obiettivo di noi giovani che dovrebbe recuperare e deve rafforzare la nostra comunità. Alle signore invece vi dico che il ringraziamento da parte mia come sindaco è doveroso e necessario, perché il senso della presenza della maturità, della saggezza, dell'esperienza, probabilmente voi non sareste riusciti a questo e noi riusciremo nel dare forza a quello che è l'espressione più bella della vita del nostro paese. L'invito da parte mia è questo, alla mia comunità, alla nostra comunità, alla comunità di tutti noi. Cominciamo nell'ultimo giorno dell'anno. Colgo questa occasione per un invito alla mia comunità, ed è un invito sincero, un invito vero che faccio a Padre, amici del coro e carissimi cittadini. Dobbiamo venire fuori da uno spirito di contraddizione. Capisco perfettamente che i momenti sono difficili, che i momenti sono particolari. Però non sentitemi anche di dire che noi ci siamo dire che ha una grande forza, questo popolo ha una grandissima forza. Non me ne vogliono gli altri, se lo dico che lo penso veramente, mi viene profondamente dal cuore. Noi abbiamo una grandissima capacità, che è la capacità di poter tirare il meglio da parte della nostra comunità. Abbiamo una grande forza, abbiamo delle grandi energie, abbiamo delle grandi intelligenze, e questo certamente sarà una forza per il nostro futuro, per il vostro futuro. Del futuro trovando la nostra comunità. Quello che dico è anche questo. Come sindaco, quindi come espressione, come rappresentante di questo paese. Perché dico buono, perché vivo con gioia questi momenti, vivo con grandissima partecipazione, perché è necessario ed è doveroso da parte mia che sia così. Non accadrà che all'interno del nostro paese, anche se ci sono delle fazioni diverse, anche se ci sono delle diversità di opinioni, da parte mia non porterò il conflitto fuori da quelle che sono le linee. Questo lo faccio sopportando ciò che accade, ma lo faccio nell'interesse di tutti quanti noi, perché ritengo che quello che è l'insegnamento che anche da parte mia ho avuto la fortuna di percepire, di fare proprio, grazie a voi, grazie a tante persone insomma, che lavorano nel nostro paese, è quello di andare oltre la conflittualità, è quello di costruire e quello di recuperare la nostra comunità. La competizione bella, la competizione sarà quella che abbiamo fatto stasera, perché è sana, perché ha iniziato con un tono amicale e distensivo verso gli amici dell'Oa. Poi ad un certo punto è come se avvertivo, perché io avvertivo questo, e quindi immagino voi cosa avete da avvertire, è come se la pressione del sangue salisse ad un certo punto, e quindi si innescava quella competizione. Ma era una competizione vera, era una competizione sana, era qualcosa di positivo che veniva dal cuore delle persone. E quindi ovviamente lo faceva nell'interesse e nel piacere di poter costruire, di poter avere uno scambio culturale, uno scambio musicale che avrebbe saputo ben fare. Padre Leo, io ho terminato, devo continuare. E non posso che augurare a tutti quanti voi una buona fine, ma per poi soltanto con il Signore alla fine dell'anno. E vi invito a fare tanto nella nostra comunità, a farlo davvero con il cuore, perché noi siamo in grado di poterlo fare, perché stiamo dando un grande esempio anche fuori dalla nostra comunità. Riuscite ad esprimere. Vi auguro un buon principio di anno per il 2017 straordinario. Grazie.
città di Bilanci. La prologo di Gesualdo e il suo presidente Enzo De Cicco, che ci, ha dato, ci hanno creato il canale di comunicazione con gli americani e hanno promosso l'iniziativa del concetto dei cori congiunti. Grazie a voi, grazie alla prologo sempre, per la possibilità e la fiducia che ci avete dato. Speriamo di non avervi deluso e grazie per la pubblicità che ci avete fatto. La parrocchia dei Santi Nicola di Bari e Antonino Martire e il nostro affezionato padre Leone. Noi siamo un coro parrocchiale e proseguiremo sempre il nostro cammino insieme a voi, perché è questo il nostro principale obiettivo. Il resto è secondario. Grazie per il vostro indispensabile sostegno. Darci confraternita del Santissimo Rosario e il priore di questa chiesa, Umberto De Cicco, sempre attenti nell'apertura e nel riscaldamento della chiesa. Grazie per la fattiva collaborazione. Tra l'altro so che è in fase di restauro il magnifico organo a canna della cantoria che si trova lì sopra la porta. Noi come coro sicuramente contribuiremo economicamente al restauro. Il coro dell'Ohio Wesleyan University diretto da Gesù. Hanno sacrificato molte ore delle loro giornate per prepararsi a questo concetto. Mi scuso con loro se a volte sono risultato duro nei loro confronti. Grazie a voi, a chi mi ha aiutato nel funzionamento titolare, che adesso lo state qui con l'occasione per ringraziare anche le sante sempre Gerardina che mi hanno riannusato, e a fornirmi materiale di spunto per la presentazione di questo concetto. Grazie ai mezzosoprani del coro di Gesualdo, il vostro entusiasmo mi ha spinto a portare avanti l'obiettivo dell'organizzazione del concetto. Tra di voi, un grazie immenso ad Alessia Auri. Grazie particolare va a Chiara Patese, occhio assente fino a ieri alle prove c'era, poi ha preso la pelle. Mi ha aiutato molto in varie scelte inerenti a questo concetto, facendolo come solo lei sa fare, e cioè con la spontaneità e discrezione che la caratterizzano. Grazie a Maria d'Italia, anche stavolta ha ricreato l'ordine. Youtube, quindi avete la possibilità anche di